importante sia educare le persone al teatro. Quindi il teatro ovviamente deve partire da piccoli, dalle scuole, è da lì che comunque tu nutri l'immaginario di un ragazzo che poi a un certo punto avrà bisogno di nutrirsi di quello per tutta la vita. Di questo stiamo parlando, bisogna avvicinare le persone a questo senza renderlo un troppo ingombrante, troppo pesante, troppo polveroso il teatro. Io sono convinto che la gente avrà sempre bisogno di teatro, perché la gente ha bisogno di stare nel rito del teatro, di condividere, di... Cosa?